Buon pomeriggio a tutti, bentrovati al nostro consueto appuntamento della domenica, l'appuntamento col benessere, al nostro Tips for Top. Mi presento, sono Valeria, per chi non mi conosce ancora, ho 46 anni e sono un architetto e insieme a Elena Raffaella abbiamo pensato di dare questo supporto alla community di cui facciamo parte, che è la community di Herbalife, proprio per sostenere i nostri clienti, i nostri amici e tutte le persone che abbiano voglia di migliorare un po' il loro benessere e dare un contributo proprio in pillole per migliorare il nostro stile di vita. E noi siamo amiche da una vita, da più di 25 anni, ci conosciamo dai tempi dell'università e questa community ci ha ritrovate insieme sia in termini per rafforzare anche la nostra amicizia, ma anche come colleghi professionisti in questa grande community. Ogni domenica abbiamo sempre un ospite speciale, un professionista che ci viene a dare sostegno proprio per le informazioni che possono migliorare le nostre condizioni e il nostro benessere quotidiano. In genere tocchiamo tutti gli aspetti del benessere. Oggi con noi una life coach. Lei ha certificazione a livello sia nazionale che internazionale e si preoccupa di un aspetto veramente interessante che è proprio l'autostima. Quindi aiuta le persone a ritrovare l'autostima, questo credere in se stessi, soprattutto quando ci si mette in gioco nel mondo lavorativo. Si rivolge più che altro a una sfera femminile, ma proprio perché è diciamo un po' l'anello più debole, se vogliamo, nel mondo del lavoro di oggi, dove la donna magari subisce delle particolari discriminazioni, anche se macroscopicamente vengono celate, ma in realtà ci sono. E quindi è un aspetto, la sua è proprio una mission. Lei dice proprio questo, la sua è una missione, quella di andare a recuperare le energie, quei talenti che ciascuno di noi ha, proprio per rimettersi in gioco e aumentare ancora di più l'autostima e dare il meglio di sé. Bene, io vi consiglio di annotare, prendere carta e penna e se avete delle curiosità, alla fine lei sarà molto molto contenta di rispondere a tutte le nostre curiosità e alle nostre domande. Per cui non mi dilungo oltremodo e passo la parola all'ospite di oggi, la life coach, la dottoressa Sandra Chiodo. A te Sandra, grazie per essere con noi. Grazie, grazie a voi per avermi invitato. È un piacere per me partecipare a questo evento e complimenti per l'evento perché è senza dubbio un evento di grande valore questo qui, perché poter aiutare le persone sotto diversi aspetti è un valore di grande importanza, poi soprattutto con questa bellissima costanza che avete tutte le settimane, siete assolutamente da lodare, quindi complimenti perché è proprio una bella iniziativa. Brave, complimenti. Allora, intanto buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti a questo evento. Oggi io vorrei parlare con voi, anzi, più che parlare, vorrei darvi uno strumento per aiutarvi a riconoscere quelli che sono i vostri talenti, perché è fondamentale riuscire a riconoscerli per potersi anche porre nei confronti della vita in un modo più deciso e affrontare tutto in maniera migliore, più gratificante. Se io oggi vi domandassi come puoi migliorarti, la prima risposta, senza chiedervela perché ancora non ci conosciamo, quindi ancora non vi faccio le domande uno per uno, però senza chiederlo, sicuramente una delle prime risposte potrebbe essere, non so, cercare qualcosa nelle aree di miglioramento, non so, tipo cercare qualcosa da migliorare nelle mie debolezze piuttosto che nelle mie criticità, no? Se io ti dico come puoi migliorarti, la prima cosa che ti viene da dire è che, non so, se sono timido, non voglio più essere timida. In realtà, per migliorarci non c'è bisogno di andare a scavare nelle nostre debolezze, ma valutare quelle che sono invece le nostre qualità. Questo è quello che ci rende forti e diversi. Non è un difetto pensare alle nostre debolezze, perché in realtà siamo stati abituati così. Se voi ci pensate, quando da bambini si va a scuola, no? E l'insegnante ci dice, è capace, ma potrebbe fare di più.
Questa è una cosa che si sente abbastanza di frequente, no? Quello è molto demotivante, perché in automatico che cosa succede? Nella testa del genitore entra la cosa da dire, vedi, ti devi impegnare di più, devi studiare di più, ti devi dare, devi fare di più. E questo invece nella testa del bambino, quindi nelle nostre teste, perché in realtà ci siamo passati tutti sotto questa cosa, perché penso che a tutti gli insegnanti abbiano detto può fare di più, no? Ci siamo passati tutti, questo nelle nostre teste è creato, ecco, io non sono all'altezza, non sono in grado perché c'è quel mio compagno che riesce a prendere 10 e io non ce la faccio. Quindi da solo mi degrado e dico io non mi sento in grado di riuscire a farlo, quindi nascono anche le prime competizioni, no? Le prime forme di sofferenza in questo senso. Invece se noi vogliamo essere sicuri di noi stessi dobbiamo valutare quelle che sono le nostre capacità, perché ognuno di noi ha delle capacità che purtroppo diamo per scontate. Le diamo per scontate perché sono nostre, perché nasciamo con queste capacità e appunto perché ci nasciamo e sono nostre, sono scontate. Come è scontato avere i capelli, come è scontato avere le mani, no? Come si dice quando poi uno, adesso io non so, c'è qualcuno che qui non ce li ha, però magari i capelli, no? Li ha dati per scontati fino a un certo punto, no? Poi da lì, insomma, ha cambiato idea, dice, vedi, però era più bello avere quella chioma fluente. No, lo stanno ci dice di no. Non era per te, era giusto per fare un esempio, perché a volte diamo per scontato, no? Quello che abbiamo. Vorrei condividere con voi un piccolo pezzo di un film che ci aiuta anche a riflettere sotto questo aspetto, sul fatto che non ci sentiamo sempre all'altezza di quello che stiamo facendo. Magari nelle nostre giornate siamo talmente pieni di attività, di cose da fare, figli da seguire, lavoro da fare, che non ci rendiamo conto di quanto stiamo dando alle persone che abbiamo intorno. Quindi approfitterei della condivisione. Ecco qui. Voi vedete lo schermo? Mi fate un cenno? Ok. Via. Non si sente l'audio, però. Infatti, aspetta che hai ragione. I miei amici sono in prigione, boss. Ecco. So come ci si sente. Lo sentite adesso? Sì. Sono un fallimento. Ho fallito di nuovo. Non so fare altro. Avevo un piano. Volevo aiutare me stessa e aiutare le mie amiche a staccare e a divertirci. E c'è stato il problema di Bridget e pensavo di poter risolvere anche quello, invece. Non ci riesco. Non riesco a occuparmi di ogni cosa. Non importa quanto mi impegni, non importa quanto dia agli altri, perché sono io che non valgo abbastanza. Perché? Come? Non abbastanza perché? Voglio dire, per Sean, per i bambini, per mia madre, per Dio, per tutti, io non lo so. Per te? Sei abbastanza per te? Ero un cristiano praticante. Forse ti sorprenderà, ma poi mi sono allontanato dalla fede. Scioccante. Mia madre faceva ben tre lavori. Non ho mai conosciuto mio padre. Dovevo alzarmi presto e andavo a scuola a piedi. Però ogni sera aspettavo che tornasse dal locale. La aspettavo ogni sera. Lei tornava a casa, mi rimboccava le coperte e mi diceva una cosa. Ogni sera mi ripeteva la stessa cosa.
Dio ti ama, Charles. A lui non importa chi sei, cosa fai o quanto ti allontani. Devi sapere che Gesù ti amerà sempre con tutto il cuore e solo perché sei tu. Io sorridevo e mi addormentavo. Sai, ho visto un video su Pinterest l'altro giorno. C'era un'aquila, si occupava dei propri piccoli. È meraviglioso osservare le creazioni di Dio che fanno la sua volontà. Basta essere un'aquila ed è sufficiente. Passi così tanto tempo a giudicarti e a biasimarti. Devi essere esausta. Lascia che ti dica una cosa. Dubito che Dio abbia fatto un errore, dando ai tuoi figli una mamma come te. Devi essere semplicemente te stessa. Penserà lui al resto. È stato un discorso davvero profondo. Perché? Era bello. Pinterest, sul serio. Non ci vado più tanto spesso. Tutti fanno tatuaggi più belli dei miei. Ecco qui. Allora, questa è una scena tratta da un film. Io adoro questa attrice, un po' anche per Grey's Anatomy, no? Però è una scena che... in realtà questo è un film anche comico, no? È una commedia. Però in questa scena si evidenzia moltissimo la parte di questa mamma, questa donna distrutta dal fatto di non sentirsi all'altezza, no? Di non sentirsi in grado, nonostante gestisca dei figli, gestisca il lavoro, la famiglia, gestisca tutta la vita che siamo abituati a gestire. Evidenzia il fatto che non sentirsi all'altezza o non sentirsi abbastanza ci fa vivere una vita che non è felice. E questo non è corretto. Noi dobbiamo imparare a valutarci come persone per poter essere sereni, per poter vivere una vita felice. La cosa che è più difficile è imparare a riconoscere quello che ci caratterizza come persone. Nonostante siamo noi, nonostante ci conosciamo da sempre, alcuni aspetti di noi non li conosciamo, li ignoriamo. E come li ignoriamo noi, li ignorano anche gli altri. Perché se non siamo in grado di farglieli vedere, di vantarci, no? In un certo senso, tra virgolette, non dobbiamo fare certi pavoni, però di far capire che quello è un nostro talento, veniamo un po' messi da parte. O almeno pensiamo di essere messi da parte, che la cosa più importante è riuscire a essere noi stessi sempre, a valutarci. Qualche anno fa è stato fatto un esperimento proprio per evidenziare come abitudine, la fretta, tutto quello che ci circonda, ci fa evitare di vedere i talenti veri, no? Siamo abituati a pensare a un talento, non so, un grande artista, no? Magari un grande musicista, piuttosto che un grande attore, quelli come consideriamo come talenti. In realtà i talenti sono quelli, sono le cose che noi sappiamo fare bene. Ma noi possiamo essere delle grandi persone riconoscendo quello che noi sappiamo fare. Vi dicevo di questo artista, c'era questo musicista Joshua Bell, che è uno dei più grandi musicisti mondiali, che appunto ha fatto questo esperimento, ha deciso di suonare all'ora di punta nella metropolitana di Washington per 45 minuti. Si è seduto lì per terra, ha fatto un po' il musicista, vedo qualcuno che già conosce questa storia, ha suonato per 45 minuti un'opera di Bach, una tra le più difficili al mondo. In quei 45 minuti sono stati stimati circa 1100 persone di passaggio e questo grandissimo artista ha raccolto $32.
stiamo parlando veramente di, sai, quelle col cappello, no? Si sono fermati pochi bambini, tantissimi adulti sono passati dritti senza neanche accorgersi di quello che stava succedendo e qualcuno si è fermato giusto il tempo di versare, di mettere la monetina anche in maniera così distratta, no? Distrattamente, ha buttato la monetina e è andato via. Parliamo di un artista che due sere prima si era esibito al teatro di Boston con un sold out dove i biglietti costavano in media sui $100. Quindi stiamo parlando di un grandissimo artista che ha suonato con un violino di 3 milioni e 200 mila dollari. Non è una bazzeccola. Eppure questo talento è passato inosservato. Uno dei più grandi artisti al mondo. E non a 10 sconosciuti che non si intendevano di musica, ma a 1100 persone. Per cui questo ci fa riflettere sul fatto che se un grande talento tangibile, come quello di un musicista, perché è ascoltabile, quindi un talento fisico, diciamo così, no? È passato inosservato, allo stesso modo quei talenti che non sono tangibili, che sono talenti legati al... sono attitudinali, vengono detti, no? Questo tipo di talenti, che sono legati al nostro comportamento, al nostro modo di essere. Passano inosservati e soprattutto la cosa più grave, lasciatemi dire, è che venga passato, che passi inosservato a noi stessi. Se io vi dicessi in questo momento che talento hai, qualcuno, che cosa mi rispondereste? Mi piacerebbe capire. Adesso io, noi non ci conosciamo, però mi piacerebbe se anche in chat magari qualcuno scrivesse ho questo talento. Molto probabilmente lo condurreste a un talento fisico, no? So guidare. Non so, sono bravissimo ad andare in bicicletta, so suonare la chitarra, insomma so fare queste cose qui. Oggi io vi invito invece a scoprire i vostri talenti interiori, quindi vi propongo un esercizio da fare insieme e avreste bisogno di sono bravo a fare squadra, bravo, bravo Rossano, grazie, grazie, questo è un talento. Adesso io vi sfido a prendere un foglio e una penna e facciamo insieme un esercizio. Brava Raffaella, già pronta. Condivido lo schermo così prendiamo un foglio e lo dividiamo in due. Facciamo una bella riga in mezzo. Vedete bene, vero? Grazie signor, ok? Allora, sulla parte sinistra di questo foglio vi chiedo di indicare una decina di cose che sapete fare bene, che può essere qualsiasi cosa, eh. Io ho una cliente che l'altro giorno mi ha scritto io so far bene la pasta madre, il lievito madre, quindi può essere qualsiasi cosa che voi sapete fare bene, che vi fa stare bene anche mentre la fate. Allora intanto metto anche un po' di musica, così vi do qualche secondo per rifletterci. Stiamo parlando di grandi cose, parliamo anche di piccole cose, che può essere, non so, appunto come vi dicevo prima, magari cucinare, piuttosto che pianificare un viaggio, saper praticare uno sport. Thank you.
Adesso vi invito per ognuna delle qualità che avete trovato a rispondere a questa domanda. Che cosa ti permette di farlo bene? Scusami Sandra. Sì, vai. Che senso, cosa ti permette di farlo bene? Per esempio, non so, ipotizziamo che tu abbia segnato andare in bicicletta, te la sparo lì, no? Quale qualità secondo te, cosa ti permette di andare bene, di farla bene questa cosa? Non so, tipo la tecnica può essere, no? O piuttosto che la passione, o il senso di libertà che ti dà, ok? Diciamo che quali abilità esprimo mentre faccio questa attività? Quindi ipotizziamo, non so, il senso della quello che dicevo prima, magari la mia cliente che l'altro giorno mi diceva il lievito madre, no? Al lievito madre possiamo associare la qualità della pazienza, perché è una cosa che richiede molto, molta pazienza, molto impegno. E poi mi chiedo, rispetto a una persona che non sa fare altrettanto bene questa cosa, io che cosa ho di diverso? Non cerchiamo in questo momento ancora le qualità, eh? Scriviamo che cosa mi permette di farlo bene. Ecco, io fatemi un segno se siete a posto, se ce l'abbiamo fatto, ok? Adesso vi invito a pensare delle situazioni nella vostra vita dove vi sentite di aver raggiunto un successo. Può essere un successo lavorativo, può essere un successo anche familiare, no? Magari aver la relazione d'amore che avrei voluto fin da piccolo, no? Può essere un successo scolastico, non so, la laurea. Okay? Quindi qualsiasi successo voi avete raggiunto in passato, pensate a un paio di successi della vostra vita. Individuateli in questo momento.
Ok. Adesso, dei successi che avete individuato, sceglietene un paio, quelli di cui vi sentite più orgogliosi, quelli che vi fanno gongolare di più, diciamo così. Pensando a questa esperienza di successo, rispondiamo a queste domande. Che cosa ti ha permesso di ottenerlo? Quali capacità o risorse personali hai espresso? Quali motivazioni, valori ti guidavano? Quali convinzioni ti sostenevano? E quali strategie hai adottato? Vi lascio il tempo di una canzone ancora per rifletterci. Vi chiedo di andare nel profondo, di farlo con impegno, di darvi con impegno queste risposte, perché sono molto importanti. Ecco, adesso sono emerse con questo esercizio delle nuove consapevolezze, no? Delle nuove cose che non abbiamo ancora individuato con un termine singolo, perché magari sono arrivata alla laurea grazie allo studio, grazie al, non so, al fatto che volessi diventare avvocato. Possono essere tante, no? Le motivazioni che mi hanno portato al raggiungimento di quell'obiettivo. Però noi oggi siamo qua per individuare i nostri talenti e li individuiamo sulla base delle consapevolezze che abbiamo appena individuato, da questo elenco che non è esaustivo, quindi se tu pensi di avere un nome diverso al dono che tu hai riconosciuto, sentiti pure libero di inserirlo. Questo è un elenco
appunto non esaustivo di doni, al quale noi associamo quello che abbiamo scoperto oggi, le consapevolezze che abbiamo acquisito. Non so, magari nello studio potrebbe essere il lavoro di gruppo, perché magari all'università mi piaceva lavorare in gruppo, piuttosto che può essere la dedizione, no? O la determinazione. Quindi riconosciamo sulle scoperte fatte il nome del dono che abbiamo utilizzato. Generalmente questo esercizio lascia un po' scombussolati, perché si scoprono delle cose che non sapevamo, no? Di noi. Scopriamo di avere, oggi avete scoperto di avere dei talenti che vi hanno guidato ai vostri successi. Provate a pensare agli insuccessi, alle sconfitte che ci sono state. Questi talenti c'erano. Li stavate utilizzando in quel momento. Io ci scommetterei che è un no, la vostra risposta. Quindi possiamo dire che il nostro successo è legato al nostro talento. Nel momento in cui riusciamo ad esprimere i nostri talenti, a riconoscerli, in quel momento stesso noi abbiamo successo. Successo vuol dire stare bene, vuol dire sentirsi appagati per quello che abbiamo, che non è legato a un fattore esterno, ma è legato a come noi ci sentiamo. Io mi sento bene, quindi sono una persona di successo. Perché per me il successo vuol dire stare bene con me stessa. Io ho una cliente che lottava da 15 anni con un compagno che, sapete quelle relazioni un po' burrascose, no? Quelle vado, vengo, vengo, vado, e lei era lì in balia da 15 anni ad aspettare quest'uomo che si decidesse, perché lei voleva realizzare questo suo desiderio di avere questa famiglia, no? Però lei ha pianto per 10 dei 15 anni in cui sono stati insieme, finché non ha capito che in realtà il suo valore più grande non era quello della famiglia come ha sempre pensato, ma era quello di decidere per sé, per la sua vita. È vero che poi ha interrotto questa relazione, quindi esternamente può apparire come un fallimento, no? Che dice, ecco, rimasta da sola, fallimento.
In realtà lei, da quando ha finito questa relazione, è rinata come persona. Non ha nessun compagno, è da sola, cioè se, chi la vede all'esterno la vede da sola, quindi può pensare che sia un passo indietro, no? Per la sua vita. In realtà lei ha fatto un passo avanti perché non piange più. Ragazzi, non piangere più dopo 15 anni è un grande risultato. Stare bene con se stessi. Questo è un grandissimo risultato. Adesso io vorrei domandarvi, e qua parte il coach, no? In che modo i talenti che avete scoperto oggi possono aiutarvi a raggiungere l'obiettivo che avete in questo particolare momento della vostra vita? Se voi capite questo, riuscite ad ottenere il vostro obiettivo, qualsiasi esso sia. Utilizzate i vostri talenti per raggiungere i vostri obiettivi, perché quelli vi vengono naturali. Non dovete sforzarvi, non fate fatica, ed è la cosa che sapete fare meglio. Vedo le facce sconvolte e pensierose. Avevo avvisato Valeria che questo esercizio avrebbe creato una cosa del genere. Però è vero, cioè ci si ritrova a una consapevolezza che noi non sapevamo. Perché magari io penso di essere una persona in un determinato modo, perché nella mia testa sono stata educata ad avere quella concezione di me, ma ho dei talenti naturali che invece se non esprimo... questi talenti, come, immaginate come una lotta all'interno, no? Che lottano per uscire fuori. Quindi finché io non li soddisfo, finché io non li utilizzo, non sarò mai una persona realmente soddisfatta e felice della mia vita. Posso avere tutte le cose del mondo. Quanta gente c'è che noi, se li guardiamo dall'esterno, diciamo, ma questa cosa gli manca? C'ha tutto quello che vuole, c'è il lavoro della sua vita, è ricco, è famoso, è ma se non si realizza come persona, interiormente, se non realizza i propri talenti, se non li mette a fuoco, se non li utilizza nella vita quotidiana, non sarà mai una persona soddisfatta. Quindi l'invito che io vi faccio oggi, se avete scoperto delle cose che non sapevate di voi, provate da domani a utilizzarle per essere delle persone migliori e vedrete che le cose prenderanno un'altra piega. Se qualcuno vuole condividere qualcosa, non vuole parlare, può anche scrivere in chat. Per me va benissimo. Se ha qualche domanda da farmi, grande Stefano. Se ha qualche domanda da farmi, io ci sono, sono qua. Se c'è qualcosa che non è chiaro. Arriva. Okay. Allora, a parte... Aspettate, che tolgo l'effetto papa. Ok. La mia domanda è questa. Io utilizzo già oggi tutto quello che è venuto fuori. Ok. Sono abbastanza consapevole di quali sono le mie caratteristiche da mettere in gioco, diciamo, per poter avere successo. Ok. Come posso fare ad amplificarle? Allora, io non so se voi avete mai fatto sessioni di coaching. Il coach rispetto allo psicologo ha una funzione completamente diversa. Per questo io naturalmente, forse sarò anche di parte, però ritengo che abbia anche un valore maggiore rispetto allo psicologo, perché lo psicologo prima ti dice devi fare questo, no? Mentre invece il coach ti aiuta a interiorizzare quello che tu stai facendo per trovare tu stesso la risposta. Ok, quindi io ti farò adesso delle domande per capire come amplificare quello che stai facendo. Allora, tu mi dici che attui tutti i talenti che hai trovato oggi. Non hai scoperto nulla di nuovo per i talenti che nell'esercizio di oggi? Forse qualcosa, proprio qualche dettaglio.
dove ero inconsciamente consapevole. Okay. Per esempio, io dimentico, sono felice di dimenticare le cose negative. Anche io litigo con una persona, quando ne scordo? E scordandomi mi diventa di nuovo amico. Cioè, no, questa cosa come l'hai vissuta? Benissimo. Perfetto. non ho, come dire, non ho rancori. Okay. Questo mi fa vivere molto meglio. Assolutamente, questo è sicuramente un talento che tu immagino che tu conoscevi già, però oggi dici l'ho riconosciuto. Ho scritto. Ok, ho scritto. Oggi l'ho scritto. Ecco, già scriverlo è una cosa molto importante perché ci mette davanti a un fatto compiuto. Io avrei potuto farvelo fare mentalmente, no, questo esercizio, ma scriverlo, vederlo, riconoscerlo ti dà quel plus in più. No? Oggi, domani Rossano uscirà, incontrerà un vecchio amico e dice: io non ho rancore con te, ma perché sono un figo, perché questo è uno dei miei talenti. Ma perché non me ne può fregare di meno? Cioè... Assolutamente, assolutamente sì. Come amplificarli? Perché mi dici amplificarli? Cosa intendi tu per amplificarli, Rossano? Io inconsciamente utilizzo, diciamo, i talenti che sono venuti fuori oggi scrivendo, inconsciamente, tra virgolette, e nella mia normalità faccio queste cose che sono venute fuori. Per esempio, te li leggo, io sono molto curioso, sono sempre assolutamente collaborativo, tutto quello che faccio lo faccio con entusiasmo dal primo secondo, odio lavorare da solo, non sopporto lavorare da solo, mi piace lavorare in squadra, in qualsiasi cosa che faccio, perché penso che la gratificazione che si ha con la squadra sia molto più ampia. Cioè, se io gioco da solo e vinco, dico, ho vinto, sono da solo. Se riusciamo a vincere in squadra, possiamo fare un festone, e quindi è più gratificante. E poi sono assolutamente ottimista, io vedo tutte le cose in modo positivo. Anche crollasse casa mia, sarà il momento di farne una nuova. Cioè, la penso così. E quindi io, per me è normale essere così. Allora la mia domanda è: come posso usare questa roba che per me è normale invece per fare uno stramento, una macchina da guerra? Allora, dipende tu cosa intendi per macchina da guerra. Per quello ti dicevo... Io voglio guadagnare 100.000 euro al mese. Ok, allora nel tuo lavoro, io non so adesso tu che lavoro fai, però nel tuo lavoro, il lavoro di squadra, in che modo può esserti utile per raggiungere il tuo obiettivo? Assolutamente utile, te lo dico, perché io, organizzando io il lavoro di squadra quasi sempre, non sempre fortunatamente, ma quasi sempre, faccio in modo che ognuno esprima al massimo il proprio di talento, a completamente del mio. E quindi mettendo insieme più talenti, il risultato finale non fa 1+1=2, ma fa 1+1=50. Perché okay, ognuno mette a disposizione del gruppo quello che sa fare meglio. Okay. Io punto a questo risultato quando lavoro di gruppo. Okay. Faccio un esempio, io e Valeria abbiamo fatto tutti gli esami dell'università assieme. Io non so colorare, facciamo le architetti, io non so colorare, lei sì. È chiaro che tutti i disegni li colorava lei, e non io. Certo. Ok, questo tu lo fai già adesso però. Da sempre. Ok, quindi in che modo secondo te, tu mi dicevi sono collaborativo, se tu dovessi dare un consiglio a un nuovo collaboratore, no? Che arriva e ti dice io non so come utilizzare il lavoro di squadra, oltre a quello che mi hai appena detto, che cosa gli diresti? Innanzitutto gli direi di cominciare a fare le cose che gli piacciono fare. E di chiedere alla squadra sulle cose che non ti piace fare o dove pensa di riuscire peggio. Scusami, non ho capito l'ultima frase. Chiedere poi alla squadra supporto sulle cose dove riesce peggio o dove non ti piace, magari, no? Per sì. Poter imparare a farle, non per sempre delegarle, per poter imparare a farle. Ok, queste sono cose nuove che tu non sapevi già? No, io già faccio così. Non ho capito. Io già faccio così. Già fai. Ok, no, io dico così. Io a 14 anni non so giocare a calcio, ho organizzato una squadra di calcio, un torneo, okay. E sono arrivati i secondi. Okay. E io non so giocare a calcio, ma mi piaceva fare una squadra forte, che vincesse. Tu mi dici. Ce l'ho da sempre sta roba in testa. Sto monopolizzando questa riunione.
non credo, non lo so, non so. No, è molto importante, no, quello che tu dici. Dici, io vorrei guadagnare 100.000 euro, no? Va benissimo. È chiaro che adesso non abbiamo tantissimo tempo, quindi se vuoi poi dopo ci vediamo e ne possiamo parlare. Però bisogna capire bene l'obiettivo, perché capisci che questo è un obiettivo molto, molto vago e generico. Cioè, non è un obiettivo. Nel senso, io voglio dire, tu mi dovresti dire come voglio guadagnare 100.000 euro l'anno entro 12 mesi a partire da oggi, sfruttando al massimo le mie competenze, la squadra di Herbalife e il mio lavoro da architetto. Ok. Allora, intanto sono già due obiettivi, perché stai mettendo sia il tuo lavoro di architetto che quello di Herbalife. Sono due cose. Poi tu si vede che lavori bene in squadra, perché mi hai dato un obiettivo determinato nel tempo, inserito nel tempo, quindi sai di cosa stiamo parlando. Però mi devi dire con che strumenti tu oggi stai lavorando e quali strumenti nuovi potresti inserire. È lì che noi dobbiamo lavorare, perché se continuiamo a fare le stesse cose che abbiamo fatto fino a ieri, otterremo gli stessi risultati, no? Oppure meno. Oppure meno, molto probabilmente, perché poi dopo ci abituiamo. No, ma è un lavoro lungo, non voglio stare qua a stare 3 ore, perché okay. Il tempo tirano, allora, già che sono le 6:20, sennò poi Valeria mi uccide. Ok, allora facciamo così. Tu fatti questa domanda, che però con un po' di calma, dici in che modo io oggi, le scoperte che ho fatto oggi, non sottovalutare quei piccoli talenti che hai scoperto. Posso dirti questo, Rossano, perché quei piccoli talenti che hai scoperto oggi sono quelli che in un certo senso sono stati trascurati finora. E quelli sono quelli che potrebbero farti fare il salto di qualità. Ok. Ok, c'era una domanda di Gennaro e Lia. E anche Stefano, se non sbaglio. Ciao. Ciao Gennaro. Ciao, grazie soprattutto. Ci hai veramente... Ascolta, io non so se, ripeto, un talento, talento o no, nel senso che io da sempre ho l'indole di aiutare gli altri. Abbiamo. Sto parlando io. Siamo scemi. esatto, ma questo fin da ragazzo. Ma nello stesso tempo negli anni ho trascurato me. Ok. Questo ha fatto sì che... ho creato una bella famiglia, il mio orgoglio sono i miei figli, era una delle cose che ho scritto, sono orgogliosa di loro, ma nello stesso tempo non ho realizzato ancora i miei sogni. Okay. Che sogno? Questo per me è frustrante. Certo, ci credo. Ci credo. È molto frustrante. Ci credo. Avevo diversi sogni piccoli, ma che non ho realizzato. Adesso il mio sogno è questo, come diceva Rossano, in Herbalife il nostro, anche il mio è quello, di raggiungere quell'obiettivo in 12 mesi. Siamo tutti in questa challenge anche per questo motivo. E anche qui sto facendo fatica, ma perché forse le reminiscenze dentro di me sono ancora pesanti. Sicuramente. Sto riflettendo, sto facendo molta fatica. Mm-hmm. E quindi vorrei capire dove sbaglio. Faccio una domanda scomoda, Gennaro. Dimmi. Te la faccio? Certo. Siamo qui. E sentiti libero di rispondere o meno. Lo registro. Allora, tu pensi che in qualche modo... Ok, tu pensi che in qualche modo questa tua attività con Herbalife possa andare a intaccare la tua sensazione di aiutare gli altri? Dovrebbe essere il contrario. Deve essere il contrario, perché sennò non ho senso stare qui. Certo, assolutamente. Il mio obiettivo è fare la squadra e lavorare insieme a loro. Però, ecco, domandati se nel momento... Perché tu mi dici, probabilmente c'è qualche reminiscenza, no? Ci deve essere qualche blocco. Sì, sì, è una cosa che mi porto dietro... Non so, non vorrei stare qui perché sennò perdiamo troppo tempo, è una cosa da ragazzo. Io ho perso mio papà troppo piccolo, uh-huh. E quindi ho vissuto solo con mia mamma e questo è stato per me, nel bene e nel male, tante problematiche. Quindi non ho avuto mai una figura maschile, uh-huh, che mi abbia guidato. E quindi questa, io ci sto riflettendo tanti anni, forse quello, non lo so, però mi ha un po' condizionato. In realtà, penso, non so se sia giusto o sbagliato, ma è una cosa che mi ha fatto sempre riflettere. E ho fatto sempre tanto, tanto, tanto per gli altri, perché vedevo sempre mia madre adoperarsi
per tutto quello che è riuscita a creare con noi, nonostante da sola ci ha tirato su, a me e mio fratello, in un modo eccezionale per quei tempi. Certo. Io ho 68 anni, quindi non sono proprio un ragazzino. Gennaro, tra i tuoi talenti, quali altri talenti sono emersi oggi, oltre ad aiutare gli altri? Non lo so, io il mio talento è scrivere, mi piace scrivere, mi piace leggere, uh-huh. Mi piace suonare, mi piace cantare, ma anche qui non sono mai riuscito a impararlo bene. Quindi inizio e non li porto alla fine. È qualcosa che mi ha sempre... Ho altro da fare, vabbè, dai, domani lo faccio, adesso lo faccio. Ho giocato a calcio, ero bravino, stavo per andare, insomma, a un certo livello e anche lì mi sono dovuto fermare per altri motivi. Sono sempre stato lì, nel limite... Oh, sono caduto. Però, ripeto, non mi arrendo, sono qua. Però ora volevo capire, visto che sei qua... Certo, se mi puoi dare qualche indicazione. Tu pensi di aver individuato già qual è il blocco che non ti permette di andare oltre? Ma penso che sia questo più o meno. Mi ha sempre... Allora, ti faccio un'altra domanda. Mi spiace fartela davanti a tutti, siamo un po' così. No, non lei. Monopolizzare anche io. No, si scava magari molto a fondo anche nelle persone, no? Certo, ti ringrazio. Nel momento in cui tu aiuti gli altri, ti senti bene. Certo, prima. Assolutamente. Ma nel momento in cui non aiuti gli altri, che cosa succede in te? Sto male. Perché? Soprattutto se vedo che io faccio, ma non vengo riconosciuto. Almeno, non vengo riconosciuto quello che io penso di fare per loro in quel momento. Magari mi sbaglio, magari ho anche sbagliato, ho fatto tanti errori, ci mancherebbe. Magari l'ho fatto in una maniera un po' esagerata e magari le persone mi dicono, ma cioè, cosa vuoi? Questo è fattibile. Te lo dicono o pensi che... Alcune me l'hanno fatto capire. O l'hai voluto capire? Anche ultimamente. E quindi mi è stato anche rimproverato che ho fatto degli errori. Ok, ma... Al di là degli errori, Gennaro, nel momento in cui tu, i tuoi figli hanno bisogno di te, no? Non riesci ad aiutare i tuoi figli, cos'è che ti fa più male? Non riuscire ad aiutarli, questo mi fa male. Ma per non riuscire ad aiutarli nella maniera in cui vorrei vederli... non mi fa sentire bene. Ti fa sentire meno padre? Se non riesco, sì. Però, ripeto, in questo momento sono orgoglioso di tutti e due, perché hanno... No, certo, stiamo parlando di ipotesi. Ipotesi. No, sì, mi fa sentire male, assolutamente sì. Mi fa sentire meno padre. Ti fa sentire a disagio l'idea di non essere un padre perfetto? Certo, sì. Ma queste sono solo idee, però, Gennaro. Sì, sono mie idee. Sono tue idee. Sì. Prendiamo questa consapevolezza per quello che possiamo fare in questo momento. Sono tue idee, perché i tuoi figli non penseranno mai che tu sei un cattivo madre e padre se non puoi aiutarli. Certo, assolutamente. Anzi. Allora, io... penso che, per esempio, nel tuo caso, come capita un po' a tutti, ragazzi, questa cosa qua, abbiamo paura di deludere le altre persone. E questa delusione, questa paura è talmente grande che la mettiamo davanti a noi stessi. Ma non è così. Noi deludiamo gli altri se non siamo realmente noi stessi. Quindi... tu hai tutto il diritto di essere te stesso, Gennaro, di pensare a te, di mettere davanti le tue esigenze. Non vuol dire essere meno padre o meno marito, vuol dire essere una persona che sta bene, perché chi ti vuole bene comunque e sempre. Quindi non pensare, per quello ti dicevo prima, tante volte sono gli altri che ci dicono, che sono idee che ci facciamo noi in testa, che abbiamo noi in testa. Ok?
questa è una cosa molto importante, perché i tuoi figli non sono mai venuti da te a dirti sei un cattivo padre. No, no, anzi. No, assolutamente no. Magari quando andavano sgridati li hai sgridati. Quando no, su quello sì. Su quello sì, e se lo ricordano benissimo. Certo. Assolutamente sì. Sono grandi ormai. Uno ha 40 anni, l'altro 30, quindi hanno una vita davanti con figli, quindi. Anzi, lo fanno notare. Bravo, bravissimo. Quindi fanno notare che tu sei stato e sei un bravo padre. Per assolutamente. Cui, pensa a te, Gennaro. Cioè, è arrivato il momento di pensare a te. Sì. A fare quello che ti fa stare bene. Perché okay. Così sarai una persona felice. Vedrai che poi ti sentirai... Lo so che può sembrare egoistico. Può sembrare da cattivo. Cioè, soprattutto per chi è una persona che è abituata ad aiutare gli altri. E ad averlo come valore, no? Questa cosa. Io ti dico, Gennaro, per questo tuo stesso valore ho cominciato a fare questo lavoro. Quindi, per farti capire, no? Perché proprio c'era l'esigenza di... Il volontariato non mi basta, devo fare qualcosa in più. Complimenti. Grazie. Però per farti capire, è una lotta. È chiaro che è una lotta. Perché se fosse per me io farei tutto gratis, no? Nel senso, però non è possibile. Non possiamo fare questa cosa. Ti ringrazio. Ringrazio tantissimo, gentilissima, allora, complimenti. Nel frattempo mi dispiace per Stefano, scusami. Nel frattempo che rispondi magari brevemente a Stefano. Che, okay. Allora Stefano, se vuoi fare la tua domanda, io intanto condivido i dati di Sandra, così potete prendere appunti, ma c'è anche nella chat di Zoom i suoi dati. Prego Stefano. Buonasera, grazie per questo momento, perché intanto perché è la mia prima volta e in effetti aveva ragione anche sul discorso di Gennaro, perché io l'avevo notato, aveva alzato la mano prima di me, per farmi spazio aveva tolto la manina, insomma, e quindi sì, dovresti pensare un po' sì, alle tue cose, sì, Gennaro anche. E, in realtà io ero sconvolto per un'altra cosa, perché sai di avere un talento. Molto bene pure, perché questo talento lo riconosci, lo eserciti, ti senti bene nel realizzare i gradoni di questo percorso, raggiungi l'obiettivo, non uno, ne raggiungi tanti anche a livello nazionale, ma nel fondo però dentro di te non ti basta, perché ritorna sempre una certa insoddisfazione, che poi questa insoddisfazione è positiva, perché è quello che ti fa andare avanti per superare il prossimo step. Ma io non capisco perché poi nel fondo non mi sento realizzato, anche se sono il più bravo d'Italia. Mi succede sta cosa. Certo, Stefano, io penso che tu abbia qualche altro talento, qualche altro dono che non hai ancora riconosciuto. Questa sensazione di insoddisfazione, quindi magari se riesci anche a farlo dopo con più calma, magari questo esercizio rifallo, se è necessario anche più volte. Ok, questo senso di insoddisfazione che abbiamo nella vita, quando uno dice io faccio, ma non mi sento mai completamente arrivato, è proprio legato a questo, al fatto che c'è qualcosa di noi, quello che dicevo prima, che scalpita per uscire fuori, ma non riesce ad uscire fuori. Sarebbe interessante anche fare un esercizio sui valori, no? Perché anche questo, perché anche i valori ci guidano nella soddisfazione personale. Per cui quello che posso dirti è invitarti a cercare qualche altro talento, qualche altro dono che tu hai, che è lì nascosto, che vuole uscire fuori. È quello che ti fa sentire insoddisfatto. L'insoddisfazione è lì. Ok? Grazie. Niente. Gentilissimo. Grazie mille, Sandra. Grazie proprio tantissimo per la tua esperienza e per le tue risposte. Grazie a tutti anche per aver fatto le domande. Grazie a voi. Vuol dire che questo argomento è stato molto interessante per tutti e noi vi ringraziamo come sempre per essere stati insieme a noi. Adesso dico brevemente due parole su Herbalife, sui nostri prodotti, che oltre a essere prodotti di nutrizione interna, sono anche prodotti per gli sportivi e per aumentare le loro performance, e anche prodotti per la nutrizione della pelle e integrazione alimentare. Oltre al Tips for Top abbiamo altri eventi gratuiti online che
potete chiedere il link alle persone che vi hanno invitato, come le sessioni di fitness giornaliere con Daniele Gaia e Elisa e Fabio. C'è anche un percorso del benessere online tutti i lunedì alle 21, diviso in 12 puntate, che si parla o delle proteine, dei carboidrati, di come fare la spesa, insomma tutti argomenti interessanti che ci possono essere utili. Abbiamo anche un laboratorio di cucina che si svolge il sabato alle 11, dove vengono proposti dalle nostre chef di tutti i giorni dei piatti completi e sani. Quello che a cui teniamo particolarmente anche è il laboratorio di cucina, il Master Shake for Kids, che conduciamo sempre con Valeria e Elena, una volta al mese, il terzo sabato del mese, alle 11, insieme ai bambini inglesi, cioè scozzesi e spagnoli. E quindi l'evento non solo è insegnare una sana nutrizione ai bambini, ma anche insomma uno scambio culturale e anche linguistico. E poi per chi fosse interessato può chiedere anche il link per le opportunità di business del mondo di Herbalife, perché Herbalife non è solo nutrizione ma anche crescita personale e opportunità di business per accrescere, per integrare anche con un altro flusso di cassa il nostro lavoro, affiancando il nostro lavoro che già facciamo. Quindi potete chiedere per tutti questi eventi e altri alla persona che vi ha invitato il link gratuito per partecipare. A tutti voi che siete stati qui ospiti, vogliamo ringraziarvi con un regalo che è una valutazione del benessere, una breve chiacchierata insieme online o di persona, adesso che si può, per capire qual è la nostra routine quotidiana e andare a migliorare magari la nostra ritenzione idrica o il tono muscolare, magari anche perdere peso o mettere massa muscolare. Quindi verrete ricontattati dalla persona che vi ha invitato per regalarvi questo piccolo omaggio. Vorrei lasciarvi, prima di darvi il prossimo appuntamento, con questa frase di Seneca: la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Quindi invito tutti noi di cogliere sempre l'opportunità che giornalmente ci si presenta. Ci vediamo la prossima domenica con un altro incontro. La prossima domenica ci sarà Davide Latocca, sommelier, quindi tenetevi pronto il vostro vino rosso preferito, che ci insegnerà come gustarlo e apprezzarlo nel migliore dei modi. Se volete rivedere questa altri eventi, potete chiederci poi il link, perché abbiamo un canale YouTube dove pubblichiamo queste registrazioni di questi eventi. Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima domenica. Grazie. Grazie, grazie, buona serata. Ancora, Sandra. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao.